veramente di cuore Mauro Antonetti, presidente del Rotary Club Roma Cassia, perché è grazie a lui che riusciamo a connetterci con questa piattaforma e nella speranza che si connettano ancora più persone, anzi nella certezza dall'organizzazione di Salvatore, quindi nella certezza che arrivino sempre più persone in questa piattaforma, ad assistere alla serata di oggi, che sarà una serata molto interessante, nella quale due relatori di eccezione, il professor Gennaro Rispoli e il quasi dottore, ma anche porta sfortuna, meglio non dirlo, lo studente Mario Pizzutti ci racconteranno della farmacia storica degli incurabili, il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. Passerei subito la parola a Mauro per l'organizzazione. Prima però volevo dire alcune parole rapide. Io ho un curriculum che mi è stato inviato dai due relatori di oggi che ho letto e sintetizzo rapidamente. Il professor Rispoli è professore di chirurgia generale ed è stato per anni direttore di medicina di chirurgia generale d'urgenza dell'ospedale San Giovanni di Napoli e dell'ospedale Ascalesi. È stato, non so se è ancora direttore, del Museo delle Arti Sanitarie, che di fatto ha creato lui con il suo sforzo quotidiano. È presidente dell'associazione Il Faro d'Ippocrate, che promuove l'arte e la storia della medicina. Insomma, un personaggio di livello nazionale per gli argomenti che tratteremo oggi. E Mario Pizzutti, invece, è uno studente di medicina, al quinto anno, medicina e chirurgia all'Università della Campania. Collabora come volontario presso il Museo delle Arti Sanitarie di Storia e Medicina di Napoli, dove è guida, catalogatore e partecipa alla progettazione e realizzazione di mostre. È un rotaractiano e direi che potrei tranquillamente adesso dare la parola a loro. Sono veramente curioso di sentire la storia della farmacia, degli incurabili, di cui ho letto qualcosa nei giorni scorsi e questa breve lettura mi ha ancora maggiormente incuriosito. A voi la parola, grazie. Sergio, no, ti ringrazio dei ringraziamenti e solo per dire che questo evento è molto significativo. Siamo lieti di averlo potuto organizzare in Interclub, quindi non mi interpongo più che per questo passaggio molto veloce e vorrei ricordare a tutti quanti e do il buon esempio di tenere i microfoni spenti e anche possibilmente il video. Questo aiuta anche nella condivisione. La visione della relazione. Buona visione e buon ascolto. È veramente un evento eccezionale e interessante. Grazie a voi. Adesso? Prego, adesso se volete iniziare, professore. Grazie dell'ospitalità. Sono Gennaro Rispoli, accanto a me c'è Carmen Cacioppoli, che è una ricercatrice e la responsabile delle attività del museo, e ancora c'è Mario, che è stato il grande artefice di questa simpatica serata, che ci ha fatto vedere tante bei visi di belle persone in attesa di entrare nella storia attraverso le immagini di un luogo che per noi è veramente speciale, perché degli incurabili, il nome è terribile, ma in realtà evoca le grandi epidemie del passato, si è sviluppato gran parte della storia della lotta contro la lube venerea. E in questo grande ospedale esistono delle realtà terribili, come l'Orto dei Semplici, una gran bella chiesa che in effetti è caratterizzata dall'essere in connessione con una splendida farmacia, di cui forse già potete vedere una immagine. In realtà è un percorso straordinario di arte e scienza, e mi piace farlo con voi, con gli amici rotariani, perché hanno sempre mostrato una sensibilità speciale verso questo luogo particolare, e devo dire anche che questo contenitore può essere visto da varie angolature: dall'angolatura squisitamente artistica, perché si tratta di una grossa collezione di vasi, sono oltre 500 gli alberelli colorati tutti a mano, un gran pavimento di ceramica dei fratelli Massa,
ma è anche il luogo dove si respira la scienza, perché ogni vaso contiene un rimedio, un farmaco utile per conservare per sempre la salute. Quindi è la promessa di guarire, di cui abbiamo tanto bisogno. C'è poi il percorso esoterico, ma siccome non vogliamo tediarvi, anche questo è intrigante perché questa è un'antica sala massonica e ha ospitato non soltanto grandi scienziati del livello di Cotugno, di Cirillo, ma anche di San Giuseppe Moscati, di Antonio Cardarelli, di quanti si sono occupati dell'arte della cura nella nostra Napoli. Napoli che è stata capitale per 7 secoli e questo era l'ospedale più importante del regno, in realtà era anche il luogo dove si stabilivano attraverso la delegazione della salute e la deputazione della salute le norme e le regole che controllavano i porti e soprattutto i luoghi, le dogane dove si verificava il controllo contro le malattie infettive. Il programma è molto ricco. Io credo che poi, se vi interessa, Carmen sarà felice di raccontarvi anche le attività, perché noi non siamo un museo che mostra solo vecchi ferri o documenti medici o la bellezza dell'arte insieme alla scienza. Siamo qualcosa capace di produrre una cultura che vada in soccorso, in aiuto, secondo lo spirito proprio rotariano della umanità sofferente. Infatti abbiamo organizzato, lo sentirete, una grande campagna a favore della storia dei vaccini per rendere, accanto al gesto della vaccinazione, che è un gesto medico e un atto scientifico, abbiamo aggiunto dei percorsi di cultura in modo tale che abbiamo reso pratico il pensiero, l'idea che un museo scenda in campo a fianco alla sanità. Quindi, prima di parlare delle attività, credo che sia giusto dare la parola al nostro Mario che vi farà così visitare virtualmente questo luogo così prezioso e così raro. E quindi prego Mario di prendere la parola. Tra l'altro lui è un giovane volontario, ma tutta la struttura del museo è fatta da studenti di medicina, da giuristi, storici dell'arte, magistrati o comunque medici in pensione, come parzialmente il mio caso, e che si dedicano a una ricerca senza fine, è quella di portare alla luce lo spirito e l'antica etica dei nostri maestri che speriamo possa tirarci fuori ancora oggi dal tempo difficile che stiamo vivendo. Prego Mario. Prof, se disattiva il microfono. Ok, buonasera a tutti e ringrazio il generale Fronda che è stato il mio tramite, insomma, con questo evento che ha proposto la serata e quindi sono felice di partecipare. Ringrazio il professore Rispo, il direttore del museo, per la sua disponibilità, anche Carmine e tutti voi che siete qui stasera e saluto anch'io le numerose autorità rotariane presenti. E faremo un viaggio del percorso di arte e scienza, così lo chiamiamo, all'interno dell'ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili e bisogna partire dalla storia di questo ospedale. L'ospedale nasce nel 1522 per il volere di una nobile donna spagnola di nome Maria Laurenzia Longo, la quale, vedova di marito, utilizza tutti i suoi averi per acquistare i terreni di una collina, quella di Caponapoli, e di costruirvi un ospedale. Lei voleva un ospedale che fosse per tutti, in particolare un ospedale che accogliesse le donne, infatti il reparto di ostetricia è un fiore all'occhiello di questo luogo, e soprattutto un ospedale che possa accogliere i malati incurabili, quelli che altre strutture non sapevano in qualche modo averci a che fare. E soprattutto questo ospedale nasce con l'idea di essere un luogo di cura più che un luogo dove si andava a morire. È su una collina, che è una delle colline più alte della città antica. Qui potete vedere la Maria Lorenza Longo in preghiera in una delle
dei dipinti della chiesa dell'ospedale di Santa Maria del Popolo, che dà poi il nome all'ospedale, che nasce come Incurabile, che poi diviene appunto Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Lei in particolare decide, inizia ad avere questa vocazione per l'assistenza sanitaria quando, tornata da un viaggio a Loreto, guarisce dalla malattia che l'affliggeva, che era l'artrite reumatoide, e decide quindi di dedicare la sua intera vita e tutti i suoi averi alla salvaguardia, alla cura, quindi all'assistenza sanitaria. Come vi dicevo, questa collina di Capo Napoli era uno dei luoghi più alti della città antica, in particolare era il luogo dove vi era l'acropoli della città, quindi vi erano i templi, e secondo la leggenda è il luogo dove venne sepolto il corpo della sirena Partenope, quella sirena, mezza donna, mezza uccello, che provò a sedurre Ulisse durante il suo percorso, ma non ci riuscì. Si gettò quindi in mare, morendo, e venne portata alla marea sull'isolotto di Megaride, dove ora c'è il Castel dell'Ovo. E da lì fu portata dai primi abitanti di Parepolis, la città antica, che si trovava a Pizzo Falcone, fin su alla collina dove si trova poi l'ospedale, la collina dei Templi, per fondare Neapolis, città nuova. Noi troveremo diverse immagini, in realtà ci sono tante immagini, e se volendo fare un percorso esoterico, magari più tardi Carmen, che ha curato un bellissimo percorso della collina, vi potrà anche magari accennare qualcosa di più. Ci sono tantissime immagini di questa sirena all'interno dei luoghi che caratterizzano questa collina. Ad esempio, questo è uno dei chiostri interni all'ospedale, è il chiostro di Santa Maria delle Grazie a Capo Napoli, perché della chiesa di Santa Maria delle Grazie, una delle tante chiese che si trovavano nei contorni dell'ospedale, e presenta queste bellissime grottesche, cinquecentesche, perdonatemi, seicentesche, realizzate da un pittore olandese di nome Paul Bril. Grottesche che hanno i colori napoletani, il giallo, il rosso, e che presentano numerose immagini che riportano proprio al mito della sirena. Quindi si trovano paesaggi ameni, si trovano riproduzioni di donne alate, come in questo caso, oppure immagini esoteriche, come questo giano a tre volti, che rappresentano probabilmente il passaggio del tempo, dal passato al futuro, e il passato e il futuro emanano uno neuma che ricorda quello che è stato e quel che sarà, ma noi, come vedete, è proprio il presente che guarda dritto l'osservatore. Uno degli altri chiostri dell'ospedale, che è il più bello da un punto di vista naturalistico, è l'Orto dei Semplici, così chiamato perché la medicina simplex era la medicina delle piante. Tutti i conventi, che avevano anche una spezieria al loro interno, si dotavano di un piccolo orto dove venivano coltivate le piante officinali. Quest'orto qui nasce come un orto appunto conventuale, ma poi diviene un vero e proprio giardino botanico, e a organizzarlo nella sua forma definitiva fu Domenico Cirillo, medico, direttore dell'Accademia Medico-Cirusica degli Incurabili, professore lì, ma anche botanico, ricercatore. A lui dobbiamo tante piante che lui ha scoperto e che portano il suo nome. E che presentava più di 80 specie vegetali, ma la vera regina, l'albero regina di questo luogo è quest'albero di canfora. La canfora portata a Napoli, ma non di queste zone, che è alta più di 40 metri, ha un'apertura di oltre 30 metri, e il cui olio, le cui proprietà venivano utilizzate nella farmacia. Ancora oggi sono utilizzate. Se facessi sentire l'odore della canfora, riconosceresti ad esempio il Vicks, che è a base appunto di olio di canfora. Le erbe officinali erano utilizzate, come vi ho detto, nella farmaceutica, e ad utilizzarle erano i frati speciali, che preparavano composti alchemici che poi venivano somministrati come cure o come prodotti per alleviare i dolori o i malanni maggiori. Nel 1700 si ha però un passaggio verso la farmaceutica vera e propria, nasce la chimica, e l'ospedale si rinnova anche per una questione formale, e viene realizzata nel 1750 un'imponente farmacia, un gioiello unico al mondo, voluta con la mano dei più importanti architetti che c'erano all'epoca. Ad esempio Domenico Antonio Vaccaro realizza lo scalone in piperno, il doppio scalone in piperno, che come un abbraccio circonda il busto della Maria Longoli centrale.
ma ci sono anche i marmi di Mondragone, i marmi bianchi, l'architettura interna, il disegno di Bartolomeo Vecchione, i legni sono tutti legni di noce provenienti dalle foreste del Regno e intagliati dal maestro Lascia di Vanvitelli. È un vero gioiello che dell'arte manufatturiera del Regno di Napoli. Tutto ciò che costituisce la farmacia proveniva dal Regno e siamo nel 1750. Qui potete vedere alcuni particolari dello Scaloni Piperno che sono stati anche ripresi, restaurati in alcune loro parti. Siamo all'interno del cortile di un ospedale che fino a 2 anni fa era un ospedale attivo, quindi vi era un via vai di medici, di pazienti, come lo è sempre stato per oltre 500 anni. Per accedere alla farmacia, torniamo un attimo indietro, ci sono questi grandi portali in legno, circondati da un portale in marmo, contenente in alto, presentante in alto, un mascherone. Il farmaco, secondo il nome greco pharmakon, è sia rimedio che veleno. E col farmaco bisogna stare quindi molto attenti, perché basta sbagliare di poco la dose e può uccidere la persona che assume il farmaco. E quindi il mascherone che qui si trova a controllare con un sorriso sornione chi accede nel tempio del farmaco, che è la farmacia, serve proprio a rappresentare quella caratteristica malvagia che ha anche appunto lo stesso farmaco e quindi avverte che bisogna fare attenzione. Attraverso questo portale si accede nella prima sala della farmacia, quella che in realtà era il vero e proprio luogo della vendita, che è la controspezia, che qui potete ammirare in una bella foto in alta definizione, che presenta come elemento centrale questo meraviglioso tavolo costituito da un unico tronco di noce intagliato lungo più di 8 metri, alle cui spalle i maestri speziali, dopo un apprendistato di oltre 13 anni, potevano cogliere dagli albarelli che vedete decorati in camille blu i farmaci, i principi attivi, anche per ultimare magari la preparazione lì al momento. Il farmaco veniva venduto direttamente dal farmacista al medico, c'era un passaggio diretto e poi dal medico al paziente e il medico doveva controllare che il farmaco venisse assunto. E solo il maestro speziale conosceva l'esatta disposizione dei farmaci all'interno dei vasi che vedete. Abbiamo vasi, vari ordini di vasi, venivano chiamati albarelli, dall'arabo albaran, contenitore, e potendoli vedere da più vicino, notereste che sono tutti molto simili tra loro. E non presentavano cartigli, non presentavano descrizioni, era il farmacista a conoscere l'esatta posizione dei veleni e dei farmaci più preziosi. In alto, al centro, notiamo anche un velo, è un velo in stucco sorretto da un lato da dei putti. Questo rappresenta il passaggio, perché abbiamo detto che questa farmacia viene costruita nel 700, quando vi è la chimica, nasce la chimica. Prima c'era l'alchimia, la prescienza, e questo velo tirato da un solo lato, mantenuto da un solo lato, è proprio a rappresentare questo passaggio. Infatti, dal lato opposto agli stigli che avete visto prima, si trovano delle alzatine in legno ricoperto d'oro, intagliate dal di fiore, contenenti numerosi contenitori, ancora una volta però di vetro, di farmaci alchemici. Tra questi ci sono i farmaci più disparati, ad esempio i corni animali che venivano grattugiati per dare il potere di quell'animale alla persona che l'assumeva, come ad esempio il corno di rinoceronte che aveva proprietà afrodisiache, ma anche i denti di squalo, come potete vedere. E addirittura in questa boccetta sono contenuti dei calcoli estratti dalla colicisse della capra che venivano grattugiati e la cui polvere era utilizzata per curare la calcolosi umana. È un principio alchemico, simile a similibus curentur, che però si diviene nell'Ottocento la base di una visione alternativa della scienza, di un metodo alternativo alla medicina tradizionale, che è la medicina omeopatica, a cui il museo ha dedicato un'intera sezione perché anch'essa merita di essere riconosciuta e studiata. Centralmente alla controspezieria vi è un altro intaglio, in legno ricoperto a foglia d'oro, che rappresenta il contenitore per eccellenza. Se la farmacia è un contenitore, i vasi sono dei contenitori, quello davanti a noi è il contenitore della vita, è l'utero. In particolare è un utero piatto, è un utero vergine, sovrastato proprio dalla sirena Partenope, la donna alata,
con gioielli preziosi, perché Parthenos in greco significa vergine, lei non è riuscita a catturare l'Ulisse. E questo utero vergine, torno un attimo indietro, presenta al posto dei genitali esterni in basso un diavolaccio, simbolo della tentazione che però non è aggressivo, e dalla sua bocca fuoriesce l'elisir di lunga vita. Questa raffigurazione si contrappone ad una presente nell'altra sala, che vedremo tra poco, che potremmo dire esattamente l'opposto. Questo è l'altro intaglio, sempre del di fiore, in cui vi è però un utero di una donna incinta. Incinta a termine, quest'utero si è deformato, e il diavolaccio in basso ha le zampe divaricate, impedisce in questa posizione il passaggio del feto attraverso il canale del parto, quindi impedisce il parto naturale. È d'obbligo a questo punto per il medico fare tutto il possibile per favorire il parto, avendo cura però anche di salvare la vita della madre. E questo intaglio dorato ha una caratteristica forse unica nel suo genere, forse nella storia dell'arte in questo senso, perché presenta un'incisione chirurgica precisa per come avveniva all'epoca. Quello che vedete qui centralmente è un taglio cesareo, realizzato verticalmente con delle clips apposte per la chiusura di questa soluzione di continuo, fatto proprio per poter estrarre il feto dal grembo materno, quando il parto naturale non è possibile. Questo taglio cesareo è forse uno degli aspetti più interessanti della farmacia, su cui si potrebbe discutere tanto, perché molte sono le teorie dietro a questa immagine, ma è forse direttamente collegato con il personaggio che troneggia al centro, in alto, della Sala Grande. Lui è Antonio Maggiocco, il governatore degli incurabili nella prima metà del Settecento. È un giurista ed è lui a lasciare in eredità 40.000 ducati d'oro per la realizzazione della farmacia, ed è lui a specificare nel testamento che voleva i più importanti artisti all'epoca. Maggiocco, durante il suo periodo come legislatore, si fa promotore di una legge che provo a citarvi. Qualsiasi uomo del regno in presenza di una donna incinta, morto o moribonda, o che abbia superato da almeno un mese il periodo previsto per il travaglio, per il parto naturale, quest'uomo ha il diritto dovere, se pur ne ha il coraggio, con un coltello di incidere la parete addominale per salvare un soldato per il re ed un'anima per il signore. Perché secondo il Maggiocco, il feto che è ancora avvolto dalle camicie materne grida che vuole vivere ed ha diritto alla vita. È una legge settecentesca che però appare assolutamente moderna. Ma come vi dicevo, l'ospedale degli incurabili era già molto avanti nel Cinquecento sulla assistenza alle donne incinta, quindi nel reparto di ostetricia, che purtroppo oggi non esiste più perché è distrutto dalla guerra, dalla Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti colpirono l'ospedale. Un reparto che fu anche scuola per tutta l'Europa. Qui Teresa Ployant, che è ostetrica di Maria Antonietta di Francia, sorella di Maria Carolina d'Asburgo di Napoli, insegna l'arte dell'ostetricia, si crea una vera e propria scuola di formazione in un reparto che però già per volere della Maria Longo, fondatrice nel Cinquecento, è un reparto per tutti. Questo è un affresco nel chiostro di Santa Maria delle Grazie che avevamo visto prima con le grottesche, raffigura la Sant'Anna che si prende cura del bambino Gesù appena nato. È un'immagine non canonica, chiaramente, però la Sant'Anna, protettrice ostetrica e la madre della Madonna, si occupa del bambino tenendolo al caldo, lavandolo con una bacinella. Questa immagine presentava il reparto di ostetricia, sulla cui porta vi era una targa che diceva: qualsiasi donna, ricca o povera, patrizia o plebea, indigena o straniera, purché incinta, bussi e le sarà aperto. Questo era il messaggio che voleva Maria Lorenza Longo per il suo ospedale, un'accoglienza senza alcun limite. Chiunque avesse bisogno di aiuto e bussava alle porte di questo ospedale doveva essere accolto, e così era. Passiamo adesso a parlare di forse la sala più bella, quella che già avevamo visto in anteprima, di cui il professore già vi ha accennato qualcosa.
potremmo veramente restare per tanto, tanto tempo, tante ore a parlarne, perché poi ogni dettaglio nasconde caratteristiche particolari. Ma soffermiamoci soprattutto sui vasi, che sono forse la collezione più bella della farmacia. Questi vasi sono dipinti a mano, come le reggiole del pavimento derivano dalla fornace dei fratelli Massa di Cava dei Tirreni. Presentano un'immagine di vita solo da un lato e sono tutti uguali sullo stesso ripiano e rappresentano immagini allegoriche del Vecchio Testamento, il libro della Genesi in particolare. E ad oggi c'è quasi completamente la collezione di vasi mantenuta dal Settecento, la cui disposizione non ci è chiara, probabilmente nasconde un codice, ha un senso a noi oscuro, e anche questo è oggetto di studio, ad esempio, tra gli altri studi che vengono fatti sulla farmacia storica. Come detto, i colori di questi vasi sono in pandà con le reggiole del pavimento. A Napoli le maioliche, le ceramiche lucide, sono chiamate reggiole dal spagnolo ragolas, e questi sono i colori tipici napoletani. C'è il giallo Napoli, l'azzurro del mare e il verde della natura, dei campi flegrei. E anche nel pavimento, questo bellissimo pavimento di reggiole, anch'esso mantenuto con il lucido originale, infatti in farmacia si cammina su dei tappeti per preservare questo lucido, sono nascosti dei simboli nei ripiegamenti, nelle forme che si vengono a creare. La stigliatura, e abbiamo detto, in legno di noce, ci sono specchi al mercurio ricoperti a foglia d'oro nei contorni, anche numerose piramidi in alto con foglie di alloro e un grande dipinto sul soffitto della farmacia, che è una delle opere più importanti di Pietro Bardellino, un pittore all'epoca giovanissimo, appena 22enne, che realizza tra l'altro anche gli affreschi della Sala della Meridiana al Museo Archeologico Nazionale, sempre a Napoli. E anche questo quadro ha un senso medico, perché raffigura un medico, Macaone, che cura Menelao, un generale ferito, un soldato ferito che, nonostante sia re condottiero, deve chiedere aiuto al medico, perché in quel momento è il medico che può aiutarlo, soltanto lui. Il soffitto della sala non è quello originale del Settecento, fu rifatto nell'Ottocento con della carta dipinta a mano, ma in alto sono presenti quattro personaggi, quattro scienziati che con il loro contributo, con le loro ricerche, hanno dato un immenso, contributo alla scienza. C'è Antonio Lavoisier, c'è Alessandro Volta, che studia la conduzione elettrica sui nervi di rana, Lavoisier studia l'ossigeno, David Freddo il protossido di azoto, un gas esilarante utilizzato poi in anestesia, che poi porterà alla deformazione del suo volto per l'eccessiva inalazione. Tutti questi personaggi scienziati controllano la farmacia dall'alto, farmacia dove però in quella sala grande hanno parlato i più importanti medici e scienziati del Settecento napoletano e oltre. I vasi hanno vibrato la voce di Domenico Cirillo, Domenico Cotugno, Ferdinando Palasciano, più tardi dei positivisti Cardarelli, Moscati. È stato quello un luogo dove si accoglievano gli ambasciatori, dove si faceva musica nel Settecento e dove si decidevano anche le leggi. Dei laboratori della farmacia resta poco, diversi mortai riportanti la data di costruzione della farmacia, e presentava in origine più di 8 forni, di cui oggi ci sono le ciminiere, e la superficie dei laboratori della farmacia è quasi 3 volte quella della parte invece visitabile, aperta al pubblico, in realtà era solo la controspezieria, ma anche considerando il salone di rappresentanza. Insomma, i laboratori producevano i farmaci per l'intero regno di Napoli. C'erano però dei farmaci particolarmente preziosi. Questo contenitore, alto più di 1,5 metri, interamente in marmo di Mondragone, conteneva forse il farmaco più magico prodotto in farmacia. Talmente richiesto che i regni decisero di sottoporlo a un monopolio di Stato. E in Italia era prodotto solo a Napoli e a Venezia. Napoli aveva Malta, Venezia possedeva Cipro, due isole in cui facilmente potevano essere cacciate le vipere, perché proprio alla base di carne, veleno di vipera, che si realizzava la teriaca o triaca,
La triacaca è una storia antichissima, è una panacea contro tutti i mali. In particolare è un veleno che, assunto in piccola dose, estremamente diluito sotto forma di acqua triacale, doveva in qualche modo proteggere tutti i veleni. Ma vi erano anche oppiacei, vi erano anche tante sostanze allucinogene e forse per questo era molto richiesta, era molto ben voluta dagli acquirenti. E qui potete vedere ad esempio un volume in cui si parla della teriaca, in molti documenti dell'ospedale, la teriaca è uno dei farmaci più presenti fino alla fine dell'Ottocento, si trova tra le indicazioni farmacologiche prodotte nella farmacia. La farmacia che produceva questo farmaco a chili e poi vendeva alle varie farmacie che, come detto, diluivano sotto forma di acqua teriacale. Facciamo un veloce passaggio nel museo. Il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina di Napoli, che è un museo riconosciuto a livello regionale, nasce contemporaneamente alla ripresa della farmacia. Dopo, se volete, potremmo dirvi qualcosa sulla nostra associazione, su quello che siamo e quello che facciamo. Ed è un museo di storia della medicina, e forse il museo di storia della medicina con più oggetti al mondo. Sono oltre 4 piani di sale allestite e alcuni di questi oggetti sono unici nel loro caso. Molti di voi sono napoletani, alcuni conosceranno che una delle tradizioni più importanti a Napoli nel periodo natalizio è il presepe. E il presepe, il pastore in particolare, è l'immagine della napoletanità nel mondo. E il presepe settecentesco lo è più degli altri, perché nel Settecento i presepi erano una fotografia della città. E oltre ai vestiti costituiti di stoffe pregiate e i volti erano estremamente espressivi, nel presepe settecentesco si potevano notare le malattie, così come nel Settecento si notavano le malattie. E al museo c'è un presepe unico al mondo, realizzato unicamente di pastori malati e di medici. Abbiamo il trapanatore di crani, la peste bubbonica con il medico della peste, la sua maschera, le malattie venere, la sifilide in particolare, per il quale nasce l'ospedale degli incurabili col convento delle pentite, amputati, un gobbo con un rimedio di cura, che dopo accennerò, che è il clistere. Insomma, l'insieme di lo spaccato epidemiologico della Napoli settecentesca, le malattie che si potevano vedere nelle strade, perché non esistevano molti rimedi di cura né metodi per coprire i segni di queste malattie. Ogni sala è dedicata a un personaggio illustre. La prima sala è dedicata a Domenico Cotugno, che è stato direttore della scuola di alta formazione che vi era negli incurabili, l'Accademia Medico-Cirurgica degli Incurabili, che sulla scia di quella che fu la scuola medica salernitana formava studenti selezionati da ogni regione del regno all'interno delle corsie degli anfiteatri anatomici. E Cotugno in particolare era un docente di anatomia e lui accompagnava gli studenti nell'anfiteatro a studiare sul cadavere per conoscerne tutte le caratteristiche, tutte le particolarità anatomiche. Qui possiamo vedere un suo busto in marmo. Al museo abbiamo anche 2 macchine anatomiche molto particolari che sono settecentesche, realizzate in Francia. Questa ad esempio è in cartapesta e si compone di oltre 600 pezzi e può anche essere articolata oltre che smontata e rimontata. Perché? Perché venivano realizzate per lo studio. Spesso le confrontiamo con quelle presenti a San Severo, le macchine del principe realizzate in cera. Quelle nacquero per gioco, queste invece erano veri e propri strumenti didattici. La seconda sala è dedicata a Domenico Cirillo, di cui abbiamo già accennato, medico, botanico, ricercatore, rivoluzionario, guidò insieme ad altri filosofi e scienziati la rivoluzione napoletana del 1799, la Repubblica della Felicità. E in questa sala c'è un piccolo angolo dedicato alle vaccinazioni, alle storie delle vaccinazioni, e oggi che se ne parla tanto, vale la pena dire 2 parole. Quella che vedete è una piccola statuetta che è la riproduzione della statua presente nella città natale di Edward Jenner, quel medico inglese che nel 1796 inventò il vaccino contro il vaiolo. Si accorse che le mungitrici delle vacche presentavano delle lesioni simili vaiolose che però non avevano le manifestazioni della malattia umana che conduceva molto spesso a morte. E quindi
Osservando queste lesioni, decise di prelevarne del pus e di inocularlo in una persona sana, secondo la storia è il suo figlio, il bambino a cui inoculò il primo vaccino. Trasferendo il vaiolo vaccino della vacca a un bambino sano, presentò a quell'organismo come doveva apparire, come era simile al vaiolo umano, e quindi nel momento in cui incontrava il vaiolo umano, esso era immune. Così nasce la vaiolazione, la vaccinazione, che in realtà ha una storia anche più antica, molte tradizioni, molti popoli si facevano delle vaiolazioni. E nel 1800 a Napoli, quando arriva la notizia di Jenner, Napoli che era colpita come altre città europee dal vaiolo, dall'epidemia di vaiolo, fu organizzata una grande campagna di vaccinazione ordinata dal re, e in 24 anni, nei primi dell'Ottocento, furono vaccinate 1.300.000 persone, l'intera popolazione del regno. Il regno di Napoli si liberò autonomamente della malattia vaiolo, eradicandola. Oggi il vaiolo non esiste più, e il motivo per cui non esiste più lo dobbiamo proprio a Jenner, lo dobbiamo al suo vaccino e alle grandi campagne di vaccinazione di massa che furono fatte, sono state fatte nella storia. Quello davanti a voi è un scarificatore per effettuare il vaccino, questo del Settecento, costituito da tante piccole lame che a scatto fuoriuscivano, scarificavano la cute sulla quale veniva poi apposto il pus contenente il vaccino, il vaiolo vaccino. Un'altra sala è la salerolla, perché della farmacerolla qui ci sono i rimedi di cura, ad esempio i clisteri. Il clistere è il rimedio di cura per eccellenza, perché si potevano inoculare dei farmaci che avevano un alto assorbimento a livello della mucosa rettale, ma anche perché serviva per liberare l'organismo dalla malattia. E nella storia ne sono stati realizzati tutte le forme, tutte le fatture, tutte le caratteristiche, proprio perché era il più comune. Insieme, torno un attimo indietro, alle lancette, quella stessa che è nel nostro logo del museo, le lancette per il salasso. Salasso che era affidato al chirurgo, al cerusico, barbiere chirurgo, che con attenzione, con un taglio preciso, effettuava il salasso senza lasciarlo invece alle sanguisughe che ad esempio potevano essere più incontrollate. In quella sala c'è anche una piccola sezione dedicata all'anestesia, vale la pena parlarne perché nel 1850 Ferdinando Palasciano, primo chirurgo del re, fece la prima anestesia dell'Europa continentale, utilizzando l'etere sintetizzato nella farmacia storica. Questa è una maschera di Bredin, dei primi del Novecento. Lui utilizzò un sistema molto più semplice di una vescica animale contenente l'etere. Però fu anche quello un passo in avanti, si arrivò a fare anestesie, quindi operazioni sotto sedazione. Uno degli oggetti più simpatici, se me lo consentite, più belli del nostro museo è questo trapano da testa a manovella, utilizzato dai cacciatori della pietra della pazzia, che erano in realtà dei ciarlatani che si mettevano le fiere, ma soprattutto dai chirurghi, dai neurochirurghi o in quelle che erano le prime, si cercava di fare le prime operazioni neurochirurgiche. Questo in particolare è un manico in argento e è completo in un kit di tutti gli accessori necessari per la pratica di trapanazione, e qui in una stampa di Diderot d'Alembert potete vedere il cerusico che è appunto affetto alla trapanazione meccanica. Il nostro museo è anche storia della farmacia, abbiamo parlato della farmacia storica ineguagliabile, questa è una farmacia portatile, quello che il medico portava con sé per andare a visitare il paziente. Questa è particolarmente bella, decorata con paesaggi napoletani a mano, contenenti nei cassetti gli strumenti e in alto le boccette con i principi attivi. Il percorso del nostro museo al primo piano si conclude con un'altra farmacia della fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. Questa è la farmacia Fra Nicola, una farmacia conventuale che poi fu trasferita alla Stella in un quartiere di Napoli, dove lavorò aperta al pubblico per la vendita del farmaco. È anch'essa molto bella, gli specchi sono al mercurio, il legno è radica e c'è un grande bancone di marmo alle cui spalle appunto il farmacista, in questo caso della tradizione di Fra Nicola, preparava un'essenza all'olio di canfora che era proprio il rimedio di Fra Nicola. E in questa farmacia noi abbiamo tutti i contenitori dei farmaci di tutte le epoche, dai contenitori bianchi in ceramica del Novecento, inizio Novecento, fine dell'Ottocento, a quelli alchemici, gli alambicchi e le boccette.
Un ultimo passaggio lo facciamo sulla scala che porta al piano di sopra. Quello che vedete qui è un disegno dipinto sulla parete di un medico che a Napoli è molto apprezzato. Tutti i napoletani che ci stanno seguendo, che sono presenti, conosceranno sicuramente questo volto. Ops. Lui è Giuseppe Moscati, il professor Giuseppe Moscati, che è anche santo, è stato uno dei primi santi laici della Chiesa, è un medico che ha dedicato la sua intera vita all'assistenza dei malati e che in questa immagine è raffigurato da uno dei artisti di strada più noti, ormai Iorit, che ha realizzato tra l'altro il San Gennaro, magari conosciuto Maradona, insomma, le grandi murales in città, all'epoca meno conosciuto, che ci regalò questo suo murales sulla scala che porta al primo piano, dove è ricordata il reparto di Moscati, la terza medicina uomini, che lui dirigeva l'ospedale di incurabili. Moscati è stato un brillante medico fin dall'università, e gli furono affidati subito interi reparti, intere sezioni, perché era in grado di coordinare, era professore universitario, ma soprattutto era dotato di un grande animo, di un buon animo. E, ad esempio, lui era direttore dell'anatomia patologica e quindi eseguiva le autopsie, e qui in alto potete vedere la targa che era presente nella sua sala settore, insomma, quella da lui diretta, che in latino cita Ero mors tua o mors, io morte sarò la tua morte, perché attraverso la morte si conosce la malattia, altrimenti non si, l'autopsia serve proprio per conoscere quegli aspetti della malattia che non conosciamo fino a quando il paziente non muore, e però conoscere quegli aspetti è fondamentale perché ci consente di sconfiggere la malattia. E una nota va fatta anche sul modo in cui egli parlava con i suoi pazienti che spesso venivano assistiti gratuitamente, anzi quasi sempre, certe volte era lo stesso Moscati a dare dei soldi a loro per poter acquistare le medicine. E il tono con cui a loro si riferiva, ad esempio in questa ricetta quasi romantica, perché il male di cui è afflitto il nostro paziente è la malinconia semplice, c'è un messaggio molto preciso: si persuada che non ha nulla, con un punto esclamativo, sia tranquillo. Spesso troviamo scritto pensi che nulla di grave, si alimenti normalmente, bagni caldi sono utili. Così parlava Moscati, così era tanto apprezzato, tanto da, prima ancora di essere santo, al suo funerale, morto prematuramente, partecipò l'intera città di Napoli e fu uno dei processi di canonizzazione forse più veloci che noi conosciamo, perché in soli 60 anni divenne appunto santo. Qui c'è ricostruito il suo studio medico, lui era direttore, abbiamo detto, di un reparto agli incurabili, che anch'esso non esiste più perché coinvolto in quel bombardamento della seconda guerra di cui vi parlavo, però questi sono gli oggetti recuperati ancora integri del suo studio medico, dal lettino alla scrivania ad alcuni oggetti, ed un laboratorio chimico che ci è stato donato dal professore Miraglia, discendente del Miraglia, che era collega di Moscati, dove Moscati lavorò, un laboratorio chimico completo di tutti gli strumenti ma anche dei composti, proprio quello su cui venivano fatti i primi studi. Grazie. Bene, devi attivare il microfono. Ops. Bene, grazie Mario. Speriamo di non avervi tediato, credo che però sia utile, ci farebbe piacere avere un po' di domande, che Carmen Cacioppoli ci raccontasse un po' quello che noi organizziamo, perché siamo uno strano museo, che siamo molto vivace e ci interfacciamo con la società civile in mille modi, perché siamo convinti che tutti questi oggetti, questa ricchezza, sono oltre 13.000 gli oggetti, più 5.000 libri antichi, alcune cinquecentine addirittura, che raccontano la storia della sanità. Però noi vogliamo essere legati al presente con le attività culturali. E prego Carmen, se Mario ci fa andare l'immagine, di raccontarvi in breve alcune delle iniziative. Tra l'altro, quelle più interessanti sono proprio contro le epidemie e la storia dei vaccini. Buonasera a tutti. Allora, provo a raccontarvi con poche parole chi siamo.
Siamo appunto un'associazione fondata 20 anni fa, l'associazione Il Faro d'Ippocrate, che dal 2010 ha inaugurato, praticamente ha aperto al pubblico il Museo delle Arti Sanitarie. Il museo praticamente raccoglie la cospicua collezione personale del professore Rispoli e questa collezione ha ottenuto il riconoscimento appunto di museo di interesse regionale. Nel 2016 addirittura l'associazione museo è stata attribuita la funzione di referente, diciamo così, di tutto il patrimonio culturale, storico, artistico, sanitario presente nella regione campana. E quindi la mission per la quale noi ci adoperiamo quotidianamente, tutti i volontari, tengo a sottolineare all'interno del museo, è quella appunto di recuperare, divulgare, raccogliere attraverso anche un lavoro, un certosino di catalogazione di libri, di strumenti, tutto questo incredibile patrimonio. Però il nostro lavoro non è soltanto un lavoro statico, è sicuramente un lavoro di divulgazione, un lavoro di formazione, un lavoro di ricerca. E Mario ci ha dato appunto un piccolo saggio, diciamo così, di quello che noi normalmente facciamo all'interno del museo. Cerchiamo di accogliere un pubblico che è un pubblico di addetti ai lavori, ma non soltanto. Si tratta di un pubblico estremamente eterogeneo, che viene appunto accolto dai volontari capaci come Mario di affascinare e di accompagnare per mano all'interno di questo percorso che lega, diciamo così, la storia medica alla storia dell'arte, ma anche e soprattutto alla storia socio-sanitaria del nostro paese. Per andare ancora avanti le immagini, grazie. Quindi attività, dicevamo, di tutela, valorizzazione e promozione di questo patrimonio. Come si esplicano le nostre attività? Attraverso attività di catalogazione, puoi andare ancora avanti, Mario, grazie. Attività quindi di catalogazione di questo patrimonio che è custodito all'interno del museo e poi ancora ci sono delle attività editoriali molto importanti perché il museo ha pubblicato nell'arco di questi 10 anni testi che ricostruiscono la storia del grande ospedale del Reame, appunto l'ospedale degli incurabili, ancora un testo di cui è autore il professore Rispoli, La collina sacra, che ricostruisce la storia, diciamo così, di questa collina sacra di Capo Napoli, sulla quale la storia religiosa, ma anche la storia sanitaria, si sono da sempre intrecciate. Al posto degli antichi templi, dove evidentemente i fedeli salivano ed impetravano la grazia della salute o della fertilità, si sono poi sostituiti in epoca cristiana gli antichi monasteri, gli antichi conventi che accoglievano e curavano e che poi dal 1500 in poi hanno continuato a prestare opera di soccorso, di carità e di assistenza spirituale, religiosa, ma anche sanitaria all'interno dell'ospedale stesso. 2 anni fa abbiamo accolto un convegno dedicato a Giovan Battista della Porta e quindi alla straordinaria esperienza scientifica rappresentata dalla cultura alchemica. E l'ultimo impegno che ci ha visto protagonisti è la pubblicazione di questo libro Scienza, Carità e Arte negli antichi ospedali d'Italia, che ha accompagnato in effetti la realizzazione di una mostra dedicata appunto alla ricostruzione della storia di tutti gli antichi ospedali monumentali d'Italia, mostra che si è svolta a Matera, nell'ex ospedale San Rocco 2 anni fa. Vai avanti Mario, grazie. Ancora altre attività, adesso purtroppo sospese, sono attività di tipo musicale, attività di concerti, ma anche per esempio percorsi guidati sulla collina di Capo Napoli di cui parlavo prima, ma per esempio anche percorsi guidati all'interno di altre strutture che rappresentano pagine importanti della storia napoletana, in particolare a Napoli. Nel 1732 fu fondato da Matteo Ripa, un sacerdote ippolitano, il primo grande collegio, la prima scuola di formazione e di studio e di approfondimento della lingua cinese, che ha posto poi le basi dell'attuale Istituto Universitario Orientale. Perché ci siamo occupati di questa pagina di storia napoletana? Perché Domenico Cirillo, che è uno dei più insigni medici che ha operato all'interno degli incurabili, ebbe modo appunto di scambiare opinioni, formazioni e competenze con medici cinesi che erano presenti all'interno appunto del collegio. Ancora altre mostre sono le attività preminenti del museo. C'è stata appunto questa mostra dedicata alla storia della partecipazione della Croce Rossa nella Grande Guerra. Abbiamo già detto della mostra Convegno Cenacolo Alchemico ed ancora il museo accoglie un'importante sezione di storia dell'odontoiatria.
ancora va bene, locandine di iniziative varie. Vengo subito all'ultimo nostro impegno, che ha visto appunto il museo, convocato, diciamo che sollecitato dalla Regione Campania e dall'ASL più importante di Napoli, l'ASL Napoli 1 Centro, ad allestire un percorso didattico, didascalico, all'interno del più importante, del primo centro vaccinale che è stato inaugurato a Napoli il 7 gennaio, all'interno della mostra d'Oltremare. In effetti, il museo ha curato la realizzazione di 30 pannelli che raccontano appunto la storia della vaccinazione, una storia che si intreccia alla storia delle epidemie. E questo è un altro argomento oggetto di un nostro impegno appunto espositivo che ci vedrà ospiti all'interno dell'ex ospedale San Rocco dalla prossima primavera, precisamente dalla fine di marzo, dove abbiamo progettato l'allestimento di una grande mostra intitolata Pianeta Pandemia, storia delle epidemie e delle malattie infettive dal passato al presente. Quindi la mostra di cui vi stavo parlando, la mostra sui vaccini, in effetti è una sezione di questa mostra ben più importante e ben più impegnativa. Ci è sembrato utile in effetti dare un contributo divulgativo rispetto ad un gesto medico, ad un gesto di medicina preventiva, quale è appunto la pratica della vaccinazione, un gesto rispetto al quale esistono molte perplessità, molte incertezze. La comunicazione, anche quella istituzionale, quella pubblica, in effetti molto spesso sconcerta il cittadino. E quindi noi con questo piccolo contributo abbiamo provato a raccontare la storia della vaccinazione dalla sperimentazione jenneriana di fine Settecento, per arrivare poi attraverso le esperienze di Koch, di Pasteur e poi ancora Sabin, Salk con i vaccini antipolio. Siamo arrivati a parlare del vaccino contro l'ebola, ancora dei vaccini del terzo millennio, quelli appunto contro il Covid. Nel tentativo e nell'idea, nella convinzione, ecco, che la conoscenza del passato possa tutto sommato accrescere la consapevolezza dell'utente, del cittadino medio, dell'uomo comune e quindi indurlo ad affrontare anche la pratica della vaccinazione con maggiore serenità, per quanto ciò sia possibile, nel clima che stiamo respirando. La stessa mostra, diciamo con una punta di orgoglio, ecco, consentitecelo, è stata chiesta dalla più importante ASL romana, l'ASL Roma Centro, Roma 1, all'interno del Parco Auditorium della Musica. Il parco realizzato da Renzo, l'auditorium realizzato da Renzo Piano, è stato allestito anche lì un importante centro vaccinale e anche lì noi abbiamo riproposto questo percorso. In quel caso però abbiamo dedicato un focus particolare alla storia della vaccinazione nello Stato Pontificio. Abbiamo dedicato una serie di pannelli appunto per sottolineare, raccontare la particolare solerzia, la particolare attenzione, la particolare sensibilità con la quale i pontefici da Pio VII fino a Pio IX e fino al nostro Papa Francesco hanno affrontato la tematica dei vaccini, adottando una serie di misure per indurre appunto la popolazione, per la verità piuttosto riottosa, a sottoporsi alla vaccinazione. E abbiamo chiuso questo percorso sottolineando anche la posizione dell'attuale pontefice di Papa Francesco, che si è schierato apertamente pro vax, affermando che il vaccino è un'opzione etica. Grazie per l'attenzione, ripasso la parola al professore Rispoli a questo punto. Beh, sono io che ringrazio Mario e Carmen per aver dato con le loro parole il calore agli oggetti che avete visto. Mentre li ascoltavo, vedevo tanti volti attenti e questo mi ha fatto molto piacere. La nostra è un'operazione che è un'operazione culturale, ma anche un atto d'amore verso chi ci ha preceduto, verso i maestri del nostro passato e anche a questa Cenerentola tra le varie discipline che è la medicina, che mai come oggi è andata alla ribalta in un momento così complicato. Non vi sfuggerà l'attenzione che noi abbiamo sempre avuto per la storia delle malattie infettive e delle epidemie, che secondo me rappresenta una storia un po' romantica e anche un po' piena di colpi di scena e soprattutto è una storia anche di impegno personale legata a persone che hanno operato perché o avevano superato la malattia o avevano perduto un figlio o un parente per la stessa malattia.
Quindi in realtà abbiamo cercato di entrare a gamba tesa, noi che partecipiamo a un mondo museale, perché in realtà siamo un museo, ma siamo voluti scendere proprio nel vivo di quella che è la tensione che oggi ci riguarda tutti quanti, e noi come cittadini del mondo e voi come rotariani avete dato un grosso segnale anche nel passato per la campagna antipolio, ma ancora oggi siamo convinti, come dice Papa Francesco, che riusciamo a vincere questo disastro soltanto se siamo uniti.